secondo motivo anche di questa serata, è, che per noi è particolarmente importante, è il conferimento di onorificenze a due concittadini, a due italiani che sono presenti in Messico con delle, diciamo, con un'anzianità di Messico diversa nel tempo, alcuni da più tempo, alcuni da meno tempo. Si tratta della dottoressa Alessandra Carnevale e del dottor Fabio Bertolotti. E se mi consentite, io leggerei brevemente alcuni cenni biografici della dottoressa e poi anche evidentemente il dottor Bertolotti, per spiegare anche che, voglio dire, pochi cenni biografici, la storia di una vita è di per sé anche la motivazione del perché c'è stato questo conferimento di un'onorificenza, che per la dottoressa Carnevale è un'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Stella d'Italia. La dottoressa è laureata in medicina e chirurgia presso la facoltà di medicina dell'Università Nazionale Autonoma di Messico, specializzazione in genetica medica. Dal 70 al 2005 ha lavorato presso l'Istituto Nazionale di Pediatria come medico specialista, poi responsabile del servizio di genetica. Nel 97 è stata designata direttore generale, nel 2000 direttore di investigazione. Nel 2005 è stata nominata dall'ISTE coordinatrice nazionale per la ricerca genomica. Nel 2010 è stata nominata direttrice per la ricerca dell'Istituto Nazionale di Medicina Genomica e dal 2014 è ricercatrice in scienze mediche presso lo stesso istituto. Fondatrice e cattedratica del corso di specializzazione in genetica medica presso la UNA. Ha pubblicato 160 articoli scientifici circa diversi aspetti della genetica umana, ha scritto 25 capitoli in diversi libri e partecipato all'edizione di 7 libri e monografie. È membro di molte cose, titolare ex presidente dell'Associazione Nazionale di Genetica Umana, lo dico con apprezzamento, membro dell'Accademia Nazionale di Medicina, dell'Accademia Messicana delle Scienze, dell'American Society of Human Genetics e della European Society of Human Genetics, dell'Accademia Messicana di Pediatria, dell'Associazione Messicana di Pediatria e dell'Accademia Nazionale Messicana di Bioetica. Membro del consiglio editoriale di 4 riviste scientifiche, ha ottenuto il premio Italia nel mondo nel 2007. I suoi studi hanno portato alla descrizione di molteplici sindrome genetiche dell'infanzia, le alterazioni cromosomiche genetiche nella leucemia infantile e più recentemente si è interessata degli aspetti bioetici della genetica umana e genomica. È promotrice della scienza genomica della salute e della formazione di risorse umane sulla ricerca. Last but not least, ha lavorato per alcuni anni come consigliere dell'Associazione Italiana di Assistenza. E quindi mi pare che questo io non credo di aver aggiunto moltissimo. Dottor Benito Bertolotti. Beh, però insomma, non è male neanche lui. Vicepresidente, compriamo l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica. Vicepresidente della Amicopri S.P.A., direttore generale della Amicopri Messico, in precedenza procurement manager della stessa azienda, figlio del fondatore, Silvio Bertolotti, della Amicopri, tutta la vita della Amicopri. È una società che molti di voi già conoscono e si è occupata già in passato della rimozione delle navi affondate durante la Seconda Guerra Mondiale, della bonifica del canale di Suez, della costruzione di numerose piattaforme petrolifere. Opera da 60 anni di attività offshore con le sue unità navali ed è specializzata in una varietà di campi. Menziono soltanto installazioni di piattaforme petrolifere offshore, varie di condotti sottomarini, servizi diving in bassi e alti fondali, posa di umbilicali che noi possiamo immaginare di significare, diciamo, il tipo di attività. La Amicopri ha vinto la sfida della globalizzazione e oggi opera nel Mediterraneo, in Africa e in Messico, dove Fabio Bertolotti sovrintende l'attività per l'area caraibica dell'America centrale. Dal 2010 a oggi il fatturato è passato, vorrei che abbiamo i dati sbagliati, da 70 a 500 milioni di euro, i dipendenti da 300 a 1200. Mentre tutto il mondo conosce il gruppo soprattutto per il suo impegno nelle operazioni di recupero della Costa Concordia e all'isola del Giglio, l'azienda, guidata da Silvio Bertolotti, da 3 anni ormai è sempre più concentrata sul ricco mercato offshore del Messico. Le attività di maggior successo in Messico riguardano la posa di pipeline sottomarine, le attività subacquee con sommozzatori in basso e alto fondale, e infine la manutenzione e l'installazione di strutture su piattaforme sopra e sotto il mare.